Oggi rendiamo la carta qualcosa di più. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, oggi usiamo la carta per renderla un vero e proprio gioiello, un medaglione da appendere ai nostri alberi di Natale che faccia rilucere di bellezza tutto il nostro Natale e soprattutto il nostro albero. Creiamo insieme un bellissimo fiocco in carta keeling arricchito con della pasta glitter. Vi metto qua il video dove vi ho insegnato a farlo. Vedrete che bellissimo medaglione di Natale e che ricco medaglione di Natale che ne verrà fuori. Pensate a questo genere di oggetti anche come regalo di Natale low cost. Vedrete che saranno apprezzatissimi, non capiranno che sono fatti homemade. Se li confezionerete bene, farete un gran bel figurone, quindi con pochissimi soldi una grandissima resa. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a rendere brillante il nostro Natale. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre bellissime ed economicissime decorazioni di carta. Vedrete un modo semplice ed elegante per addobbare l'albero di Natale con pochi soldi. Io adopererò della carta da scrapbooking, ma voi potete usare anche carta da musica, carta di giornale, carta da regali, qualsiasi tipo di carta voi desideriate, basta che sia un pochino sostenuta come a livello di grammatura, e ora capirete il perché. Cosa ci occorre quindi? Una qualunque carta di cui ci piaccia il motivo. Se avrete un motivo geometrico vi sarà molto più semplice praticare i tagli. Poi un cutter, un righello, una matita, dei brillantini che stiano in accordo con la fantasia che abbiamo scelto, la colla tipo attaccatutto e anche la pistola a caldo con la stecca di colla a caldo, e ci occorrerà anche del nastro per appendere la nostra decorazione. Una spatolina se usate il glitter past, cioè una pasta glitterata come questa. Io la userò rossa perché le mie decorazioni saranno rosse e verdi. Se invece non avete la glitter past, vi lascio qua il link del video dove vi insegno a farla a casa con pochissimo materiale, oppure potete usare della semplice Vinaville e del glitter libero, o ancora potete usare la colla quella glitterata. Tutte le varianti danno il medesimo effetto. Cominciamo subito. Tagliate la vostra carta a striscioline sottili, larghe poco più di un centimetro. Le mie sono 1,3 cm di larghezza. Avrò 16 striscioline di 1,3 cm per 7,5 cm. 16 striscioline larghe 1,3 cm e alte 9 cm, quindi 7,5 cm, 9 cm, poi 16 striscioline alte 11,5 cm, 8 striscioline alte 14 cm, quindi 8 da 14, tutte le altre misure che sono 11,5, 9 e 7,5, 16 striscette, in più una striscetta bella lunga. Io questa ce l'ho da 30 cm, ma anche 25 va benissimo, decidete voi. Tagliate queste striscioline e cominciamo subito a lavorare. Ora, se voi non avete la glitter past, mettete in un piattino della Vinaville, proprio uno strato leggero, e ogni cartoncino inzuppatelo così nel Vinaville e poi nel glitter del colore che avete scelto. Fate cadere l'eccesso di glitter e posate per fare asciugare. Dopodiché, dopo che una parte è asciutta, imbibite dall'altra, mettete nel glitter, fate asciugare e lasciate cadere così. Io invece userò la glitter past, vi lascio qui il link dove vi dico come farla. È semplicissima da fare e ha una resa stupenda, perché questa, a differenza del glitter, è molto più luminescente. Quindi, come lo ottengo? Molto semplicemente, prendo con la spatola un po' di glitter past e la appongo su tutto il bordo e faccio questo lavoro su tutti i bordi di tutti i cartoncini tranne la striscia lunga. La striscia lunga no, la lascio senza bordi fatti. Ok,
Finito di perfilare tutte le nostre striscette da una parte, aspettiamo che si asciughino e facciamolo anche dall'altra se vogliamo una decorazione a tutto tondo, cioè che sia perfetta da tutti i lati. Ma attenzione ragazzi, questa decorazione viene bellissima anche senza il perfilo dorato. Certo, viene più semplice, però anche la piega della carta semplicemente così dà un bel effetto col taglio bianco. Quindi decidete liberamente se volete qualcosa di più lussuoso, più lavorato, più rifinito, perfilate tutti i bordi, altrimenti passate direttamente a quello che sto per fare adesso io, cioè alla piega dei vostri pezzi. Come prima cosa prendiamo la striscia più lunga e facciamo un'unica rotella, una sorta di girellona gigante, quindi pieghiamo un pochettino l'angolino e poi facciamo il nostro solito rotolino a chiocciola, ok? E fissiamo con un punto di colla. Io fisserò con un punto di colla a caldo, così che sia subito bella tenace. Voglio che il centro sia un pochettino più largo di questo, quindi continuo la mia chiocciolina con un altro pezzettino di carta che vado subito a ritagliare. Adesso io non perfilerò entrambi i lati perché voglio farvi vedere la resa sia col lato perfilato che col lato invece a nudo liscio. Cosa farò? Prenderò tutte le mie striscette e le piegherò così a metà, fissando 2 cm di lunghezza, 2 cm nella parte finale. Quindi prendo la colla e lascio così ad asciugare e lo farò con tutti i miei pezzi. Dopo aver piegato tutti i nostri tassellini, tutte le nostre goccioline, metto della glitter paste anche sulla sommità della nostra chiocciolina più grande. Voilà, per adesso la vedete fucsia, adesso il tempo, perché effettivamente adesso lo è. Poi asciugandosi diventerà assolutamente rosso rubino. Bene, a questo punto possiamo continuare il nostro lavoro. Avremo 8 gocce grandi, 16 gocce mediane, 16 gocce un po' più piccole, altre 16 un po' più piccole e altre 16 un po' più piccole. Prendiamone una grande e 2 delle altre 3 misure. E assembliamole in questo modo, guardate, quella grande al centro e quella media attaccata proprio di lato, così, da una parte e anche dall'altra. Poi, fatto questo, le due più piccole, quindi le ultime due, le piccolissime, e avremo questa sorta di foglia brillantissima se la farete coi perfili rossi, oppure così molto pulita e netta se la farete con i profili invece a taglio di carta. Facciamo così 8 foglie uguali. Fatte tutte le foglie, non ci rimane che assemblarle, e le assembliamo, guardate come, proprio così. Prendiamo il centrale e prendiamo tutte le nostre foglie, quindi colla a caldo e uniamo il primo. Già così a croce è bellissimo, è veramente stupendo. Guardate, ve lo stacco per farvelo vedere. Guardate quanto è bello. Non so se si riesce a vedere lo sbrilluccichio del glitter. Ma adesso noi andiamo ben oltre. Quindi stringiamo le foglie, mettiamo la colla a caldo e insinuiamoci tra un petalo e un altro. Bellissimo, sono super soddisfatta di questo cristallo che non è ancora finito. Prendo
un brillante e lo prendo di un bel rosso profondo, scuro, e adesso lo stacco. E voilà, guardate cos'è questa decorazione. Chi direbbe mai che è solo carta? Questo è il lato ornato con il glitter che vi consiglio di fare. Ci vuole un po' più di tempo, se no anche così è molto bello, certo molto più netto. Questo, se lo fate con una carta antica, con una carta di giornale, magari viene più bello, ma se lo fate con delle carte colorate, guardate cosa viene, è stupendo. È arrivato il momento di legare il nostro laccetto ed ecco qui il nostro bellissimo pendente per un albero di Natale, povero perché veramente fatto di nulla, ma grandemente sorprendente. Ora vi lascio alle foto che rendano maggiore giustizia a questo trionfo di luce e noi ci rivediamo dopo. Spero che vi piaccia, perché guardate, dal vivo è realmente stupendo. Ora qui c'è poca luce, ma adesso vedo di trovare le condizioni ideali per fotografarlo e farvelo apprezzare per come realmente è. Bene, ci vediamo dopo, un grande bacio e buona preparazione al Natale a tutti, che sia luminoso e brillante come questo cristallo. A dopo! Visto che bello il nostro medaglione di Natale, è proprio bello, immaginate tutti questi medaglioni sbrilluccicosi e bellissimi appesi al nostro albero, lo rendono un qualcosa di maestoso, veramente bello, potete farlo anche di diverse dimensioni. Io in questo Natale mi sto sbizzarrendo per darvi diverse proposte per abbellire l'albero di Natale a prezzi veramente irrisori, sia questo che i fiocchi di Natale con i legnetti dell'IKEA, insomma sono tutte il presepe con la lattina, sono tutte idee molto fashion, molto di moda, ma anche molto molto low cost, perché non è detto che una festa debba essere sempre e solo un dispendio, può essere anche un momento per ritrovare la propria creatività, per trovare attimi tranquilli per creare, per ritrovare se stessi e per non spendere ma ottimizzare su quello che si ha a casa. Quindi anche se io uso materiale di determinate ditte, anche se io uso determinati materiali industriali, vi do sempre l'alternativa made che risulta essere uguale alla fine come risultato, e soprattutto prendete l'idea, non il materiale. Poi se volete anche il materiale, ok, ma innanzitutto io vi passo il video per l'idea. Se questa idea vi è piaciuta, mi raccomando, regalatemi un pollice in su e condividete questo video sulle vostre pagine Facebook. Mi raccomando, questo aiuterà Arte per Te a rimanere alta nelle visualizzazioni anche durante il periodo di Natale. Fatelo solo se pensate che me lo meriti, ma per favore fatelo. Grazie, grazie se lo vorrete fare. Noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video. Buona preparazione al Natale a tutti e da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima, ciao!